Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti alla Parola al Matto. Io sono Valentina e come ogni lunedì sono qui sui canali del Centro Stella Academy per raccontarvi le carte che definiscono l'energia per la settimana in corso. Vi ricordo che se volete rimanere aggiornati sulle dirette, sui programmi del centro, potete andare a cliccare sulla campanella, sul canale YouTube, così riceverete le notifiche. E poi vi ricordo che potete commentare, lasciare appunto commenti o fare domande. Non vi risponderò subito, subito, ma prometto, risponderò il prima possibile. Io sono pronta, andrei a vedere quale carta è uscita per definire il tema questa settimana. E l'oracolo che è uscito è Mending, che significa sistemare, ricucire. È un buon momento questa settimana per andare a curare tutte quelle ferite, a perdonare tutte quelle situazioni e quelle persone che ancora sono rimaste in sospeso nella nostra vita. Sostanzialmente questa carta ci dice: spesso, se non riusciamo a integrare o a comprendere una ferita ricevuta, il dolore subito, va a finire che diventa un peso che ci rimane addosso, e che non riusciamo a processare. Quindi è molto importante andare a osservare, andare a metterci il naso, anche se fa male riportare a galla certe cose, ma è una buona occasione questa per andare a curare, a guarire. Quindi se ce lo permettiamo questa settimana possiamo andare a lasciare andare, no? Tutte quelle rabbie, quelle frustrazioni, quelle cose che ancora ci sono rimaste sullo stomaco e non abbiamo digerito. Però dobbiamo farlo coscientemente, dobbiamo andare a integrare e a comprendere esattamente cosa è successo e andare anche a vedere il come mai e a guardarci dentro più che, come sempre, puntare il dito, su chi in teoria ci ha fatto del male. Quindi un'ottima occasione per guarire. E ho chiesto poi alle carte qual è il flow, dove stiamo andando, se appunto andiamo ad operare su questi dolori, su queste ferite. Ed è uscita una bellissima carta che si chiama Latte e Miele, Milk and Honey. Quindi se andiamo a lavorare su queste cose e lasciamo andare, rilassiamo, invece di trattenere questo dolore, andiamo a nutrire, e andiamo ad abbandonare le amarezze per qualcosa di più dolce. Ho chiesto poi: qual è una sfida in questo lavoro per questa settimana? Ed è uscita, guardate un po', questa carta, ed è uscita in posizione di protezione, e la carta ha nome di Sinfonia Incompiuta. E cosa ci dice questa carta riguardo quello che abbiamo detto finora? Si tratta di ferite che sono un po' vecchiotte, sono ferite che provengono dal passato e sono cose che continuano a ritornare in qualche modo nella nostra vita. Sono cose che appunto abbiamo mal digerito, sono cose su cui andiamo a rimuginare. Sono cose che ritornano e continuano a ritornare, 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 ma fino a che non andiamo a lavorarci seriamente sopra e a perdonare, a lasciare andare, continueranno
tornare. Quindi dobbiamo mettere un punto a questa sinfonia incompiuta. Ho chiesto poi una carta che rappresenti l'influenza nascosta. Ed è uscita ancora una carta in posizione di protezione che si chiama un cambiamento nel vento. Questa carta in questa posizione ci ricorda che dobbiamo lasciare andare. Dobbiamo permetterci di lasciare andare e di arrenderci, non dobbiamo combattere per trattenere questi dolori, queste ferite, perché in qualche modo il continuare appunto a rimuginarci sopra e a riportarle a galla ci ha portato a identificarci con loro. Non sappiamo bene, razionalmente magari diciamo sì, dovrei lasciare andare, ma poi in qualche modo c'è qualche meccanismo che ci tiene agganciati lì. Dobbiamo fare in modo di aprirci e mollare la presa, perché appunto essendoci identificati, e non sapendo chi siamo senza quel dolore, senza quella ferita, va a finire che remiamo contro un qualcosa che invece ci sta invitando a lasciare andare, ad arrenderci. È importantissimo. Non possiamo cambiare la situazione, ma possiamo cambiare dentro. Possiamo cambiarci dentro. E poi ho chiesto una carta che rappresenti un aiuto divino e guardate un po', è uscita l'osservatore. E appunto, come dicevo, essendoci identificati in queste ferite, se non facciamo un passo indietro e ci portiamo in una diversa posizione, continueremo a rimanerci dentro a queste cose, no? Quindi è più che necessario fare questo passo indietro per avere uno sguardo nuovo, uno sguardo da una differente prospettiva, è importantissimo. Quindi l'aiuto viene dall'osservare, dal renderci testimoni, nella presenza, nell'osservare nella maniera più neutra possibile. E questa cosa dell'osservare ce la racconta anche l'affermazione che è venuta fuori per la lettura di questa settimana e che dice: osservo il buio e chiamo la luce con le mie preghiere. Grazie universo per guidarmi a percepire la paura attraverso gli occhi dell'insegnante dell'amore. Direi proprio che tutto questo lavoro è un grande favore che noi facciamo a noi stessi. Trattenere il rancore e la frustrazione per le cose mal digerite, la rabbia, non ci fa del bene, ma fa del bene a noi per primi. E quindi è molto importante andare a fare lavoro interiore proprio su queste cose e ci aiutano piano piano a chiudere situazioni che vengono portate avanti anni, 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 senza che ce ne sia davvero bisogno e ci aiutano appunto a lasciare andare pezzi di noi o pezzi nei quali pensiamo di essere noi, ma non siamo, per andare a costruire invece qualcosa che sia più sincero, sia più in linea
con la nostra interiorità e con la nostra verità. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito anche questa settimana. Vi mando un grandissimo abbraccio, una buona festa della liberazione, che sia libertà dentro di noi soprattutto, perché se non siamo liberi dentro non possiamo essere liberi nemmeno fuori. Grazie di cuore, un abbraccio forte. Ciao!